trasmissione di questo volume all'autore Claudio Ermogene del Medico. Ringrazio Don Felice e Diego per aver introdotto la serata e per l'impegno che mettono in questa operazione culturale che, diciamolo, in questo momento storico non ha eguali e ha bisogno del sostegno di tutti. Conversano Città degli Operi, una realtà che piano piano sta decollando ed è fondamentale che tutti quanti facciano la propria parte nel recupero e nella valorizzazione di questo patrimonio. Nella fattispecie noi questa sera siamo a parlare del volume dedicato all'organo della Chiesa di San Benedetto, quindi l'organo Giuseppe Doselli, e la particolarità è che questo volume è, diciamo così, il secondo all'interno di una collana fortemente voluta da Don Felice, perché è vero che ogni organo importante una volta restaurato ha bisogno di un libro, ma è altrettanto vero che mai nessuno ha pensato ad una collana dedicata agli organi restaurati all'interno di una città, ed è un po' questo il progetto, quindi si inserisce all'interno di un sogno che sta prendendo piede giorno dopo giorno, che vede non soltanto la valorizzazione di ciò che si è già restaurato, ma anche la valorizzazione di tutto il resto, quello che deve essere ancora restaurato, quindi gli altri organi cui faceva riferimento in precedenza Don Felice. Per quanto riguarda l'organo di San Benedetto, tengo subito a dire che è di fatto nell'ambito della storia del monastero l'organo Giuseppe Doselli del 1857 l'ultimo di una serie di 6 strumenti, pensate un po'. La vita media di un organo a canne era di 80 anni e quindi quando una comunità era particolarmente ricca, come nel caso delle palesse mitrate di San Benedetto, era possibile rinnovare strumenti. E quindi all'interno del libro si parla non soltanto dell'organo Doselli, ma anche di tutto ciò che è venuto prima. E' per questo che questa sera ho deciso di così fare una chiacchierata su quello che è il ruolo delle monache di San Benedetto, delle badesse mitrate, come committenti d'arte. E questo tra l'altro è anche un altro progetto da seguire alla lunga per colmare una sorta di lacuna nella storiografia conversanese. Perché se chiedessi ai presenti chi ha fondato il seminario vescovile, i presenti saprebbero rispondere al vescovo Filippo Meda. Ancora più rapidamente risponderebbero alla domanda chi ha commissionato le tele della Gerusalemme liberata a Paolo Finoglio, il conte Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona. È un po' più difficile al momento, non solo per i presenti, ma anche per molti degli addetti ai lavori, andare a dare una risposta per esempio ha modificato nel corso dei secoli la cantoria di San Benedetto. E questo è un aspetto interessante perché è un modo non solo per recuperare la storia di Conversano, ma anche per dare la giusta valorizzazione a tutta una serie di figure femminili che hanno operato all'interno del monastero di San Benedetto. E questa è una necessità non soltanto storiografica, ma anche pastorale, se pensiamo un pochettino a quello che ci ha detto recentemente Papa Francesco a proposito della riscoperta del ruolo della donna all'interno della Chiesa. Allora, nella fattispecie, per quanto concerne gli organi a canne, a Conversano e a San Benedetto, un ruolo di primaria importanza spetta alla badessa Vittoria Paragano. Siamo nella seconda metà del Cinquecento, nella fattispecie del 1584, quando questa importante figura si insedia nel monastero conversanese. All'inizio si pensa ad un qualche cosa di più particolare, tra virgolette, e nella fattispecie ad un affresco. Infatti mi piace spendere due parole a proposito di questo affresco portato nel suo corpo, nella chiesa, insomma, quella che viene spesso denominata la cripta di San Benedetto, c'è questo affresco dove è raffigurata una Madonna, la Madonna che sostiene il Gesù morto. Ai piedi del Gesù morto c'è una figura femminile con abiti religiosi, con la corona del rosario in mano, e c'è la scritta quindi Donna Vittoria, Fieri Fecit, Opus Fieri Fecit, Donna Vittoria.
Vittoria, 1500, qualcuno legge 1554, qualcun altro legge 1584, io personalmente propendo per il 1584 per tutta una serie di ragioni, infatti vorrei approfittare di questa serata proprio per chiarire il motivo di questa lettura, perché leggere non significa banalmente andare a leggere la data, ma anche contestualizzare quel dato storico. Se quella data fosse stata 1554, ci sarebbero stati tutta una serie di problemi e nella fattispecie una presenza ingombrante all'interno del monastero che era quella della badessa Beatrice Acquavita da Ravenna. Ora, tutti i documenti dove si commissiona qualche opera d'arte cominciano con una formula di rito: la badessa è monaca di San Benedetto, quindi sostanzialmente una comunità dove si agisce di comune accordo, però il primato della badessa viene sempre rispettato. Ora io dubito che con una badessa Acquaviva da Ravenna nel 1554 ci potesse essere una monaca, che una tale Donna Vittoria, che prendesse l'iniziativa e realizzasse questo affresco mettendosi automaticamente al di fuori della comunità, dove invece la comunità agiva collettivamente. Questa è una prima motivazione. Giustamente, Diego Iudice, che è uno dei fautori della data 1584, ha avuto modo di restaurare l'affresco e questo dato è ulteriormente confermato quindi dal badessato di Vittoria Palagano, che comincia proprio quell'anno, e poi dalla presenza della corona del rosario in mano a questa figura femminile e della croce alle spalle della Madonna, perché come ho avuto modo di sostenere saggio qualche tempo fa, dopo la battaglia di Lepanto, quindi dopo il 1571, tanto la croce che il rosario diventano dei simboli politici oltre che religiosi, e difatti è dopo quella data che arriva la chiesa di Santa Maria della Croce dei Cappuccini, la devozione della Madonna del Rosario, quindi sono tutta una serie di dati convergenti da un punto di vista storico confermano la lettura effettuata da Diego. Ad ogni modo, dopo aver pensato alla chiesa ipogea, c'era da pensare anche alla chiesa superiore, ed è nel 1587 che sempre la badessa Vittoria Palagano commissiona un organo all'organaro napoletano Francesco Tondo. Noi abbiamo trovato il contratto, l'abbiamo trascritto, ci sono tutta una serie di dati interessanti. Si dice che quest'organo doveva avere le migliori caratteristiche degli organi di Napoli, per quanto riguarda i registri, quindi le varie tipologie di canne, per quanto riguarda la decorazione, per quanto riguarda la facciata, che doveva avere, dice il contratto, dei pertugli tramezzati, vi cito testualmente quello che è scritto nel documento, e dei castelletti di cima. I pertugli tramezzati erano dei pezzi, tra virgolette, di legno adeguatamente intagliati e dorati che decoravano la facciata. I castelletti erano dei raggruppamenti di canne. Potete vedere un pochettino le canne dell'organo della cattedrale, sono ripartite in tre gruppi chiamati campate, quindi castelletti è il termine antico per indicare la campata. Però attenzione, il documento dice castelletti di cima, quindi dall'alto, dalla cima, dalla sommità, come a dire che questo antico organo di San Benedetto cinquecentesco, oltre ad avere nella parte inferiore delle canne sonanti, aveva anche delle canne mute con finalità meramente estetica nella parte superiore. E per questo quindi erano collocati in alto castelletti di cima e spesso vengono denominati castelletti. Organetti morti, si dice anche così, cioè, avevano una funzione decorativa. E a tal proposito, visto che ci troviamo in cattedrale con Felice, mi piace un pochettino portare la vostra attenzione, faccio una piccola digressione che è utile a far capire la ricchezza culturale che è presente qui a Conversano, vorrei attirare la vostra attenzione sulla facciata dell'organo della cattedrale, dove per l'appunto l'organaro Leonardo Berretti, che ha avuto modo di restaurarlo un po' di tempo fa, inserito una citazione dotta,
utilizzando delle cante mute, quindi delle cante con pura funzione estetica, presa direttamente dall'arte organaria fiorentina. Nella fattispecie si vede che la facciata della cattedrale ha tutta una serie di cante che si trovano posteriormente, più due cante, una all'estrema sinistra e l'altra all'estrema destra, che sono poste un tantino più avanti. Quelle due cante sono cante mute e sono state aggiunte da Leonardo Perretti nell'ambito del lavoro di restauro per adattare meglio le canne all'arco della cattedrale, citando uno straordinario organo di Santa Maria del Fiore, del Duomo di Firenze, dove per l'appunto furono inserite, una all'estrema destra e l'altra all'estrema sinistra, delle canne molto molto luminose, molto molto grandi. Questo per dire come nella nostra città, anche attraverso queste piccole cose, c'è questo clima culturale straordinario legato agli organi a canne, quindi non è sbagliato continuare su questa strada. Tornando a parlare dell'organo del Cinquecento, tutte le caratteristiche costruttive sono indicate da un'espressione ricorrente, sin come sono gli organi di Napoli, quindi evidentemente si identifica un prototipo napoletano che viene poi preso il modello per l'organo di San Benedetto. C'è soltanto una clausola costruttiva dove non si parla di Napoli, e nella fattispecie quello che riguardava le portelle, perché l'organo di San Benedetto aveva delle portelle non dipinte direttamente, quindi non un dipinto sul legno, ma delle portelle in legno che ospitavano quattro tele. Quindi questa è una cosa molto molto interessante. Perché non si nomina Napoli? Beh, perché con ogni probabilità questa idea era mutuata da un ambito non partenopeo, e nella fattispecie quello veneziano. Quindi l'ambito veneziano, che è qualche cosa di straordinario, gli organi con le portelle più belli si trovano a Venezia, ed è qualche cosa che merita adeguato approfondimento. Ovviamente la badessa Vittoria Paragano conosceva bene l'ambito veneziano, e c'era anche una sincera ammirazione da parte degli Acquaviva d'Aragona, in rapporti stretti con Vittoria Paragano, nei confronti di Venezia. Quindi c'era sostanzialmente questa precisa volontà di andare a prendere il meglio dalle varie città, dalle varie correnti artistiche, eccetera, eccetera, e portarlo qui a Conversano. Questo aspetto delle portelle è un aspetto a me particolarmente caro, perché ho avuto modo di parlarne parecchi anni fa con il compianto Don Luca Innamorato, il custode di San Benedetto che tutti noi ricordiamo. Perché debitamente mutate, queste portelle, le tele di queste portelle sono giunte sino a noi. E quindi a questo punto vi direi qualcosina dell'organo secentesco di San Benedetto. Siamo negli anni del badessato di Marianna Acquaviva d'Aragona, e il cui nome campeggia sull'ingresso laterale di San Benedetto insieme alla data 1658. Come è stato giustamente concluso dalla professoressa Pina Belli D'Elia negli anni Ottanta, che si è occupata per prima di committenza badessale, non legata agli organi, alla musica, ma legata a tutti gli altri aspetti all'interno della Chiesa, e lei evidenziava come in quell'anno si fossero sostanzialmente conclusi i principali lavori all'interno di San Benedetto. Quindi la struttura interna fu stravolta, fu aperto questo portale e furono realizzati degli altari ligni, che sono quelli che tuttora vediamo. In quell'epoca le badesse rinnovarono le pitture all'interno della chiesa, e fu allora che furono persi, tra virgolette, praticamente tutti i dipinti del Cinquecento della chiesa di San Benedetto, con una sola eccezione, quello della Madonna del Rosario. Quindi sostanzialmente arrivano nuovi dipinti del Seicento al posto dei vecchi dipinti del Cinquecento. È chiaro che in questo clima, andando a sostituire l'organo cinquecentesco napoletano, ma con l'elemento veneto, l'elemento veneziano, si doveva andare anche a sostituire i dipinti che c'erano all'interno delle portelle. E questa è un pochettino una delle scoperte di cui si parla dettagliatamente all'interno del libro, e cioè che i quattro dipinti che si trovano nella sacrestia di San Benedetto, raffiguranti i primi quattro misteri dolorosi, non sono quattro perché il quinto mistero doloroso è stato rubato,
Ma sono quattro perché nelle portelle dell'organo del 600, analoghe a quelle del 500, ci entravano per l'appunto quattro dipinti. Il tema dei misteri dolorosi aveva tra l'altro anche un preciso significato liturgico, perché le portelle dell'organo venivano chiuse durante la Quaresima, quindi in segno di penitenza non si suonava l'organo e si doveva concretamente proteggere tutto il complesso delle parti meccaniche e delle camere, e quindi si chiudevano le portelle che esternamente contenevano delle tele. Avrete modo di vedere all'interno del libro, con le fotografie di Mimmo Guglielmi. Mimmo Guglielmi è stato definito un fotografo straordinario per la sua bravura ad amoreggiare con la luce. È riuscito a cogliere con un'illuminazione particolare a pieno giorno un segno particolare che c'è all'interno di questi quattro quadri, dove si intravedono i segni di un antico telaio, proprio perché questi quattro dipinti erano inseriti nel telaio delle portelle dell'organo. E quindi un qualche cosa che ci rende orgogliosi, perché di fatto sono molto molto rari i casi in cui si riesce ad identificare un dipinto come proveniente da una portella di organo. Quindi oggi mi risulta che al momento ci siano soltanto due casi. Uno che riguarda Conversano, la chiesa di San Benedetto, di questa attribuzione fatta in tempi recenti, ma di cui di fatto avevamo già parlato a suo tempo con Don Luca Innamorato, perché io già gli prospettai questa possibilità. L'altro esempio invece è nella chiesa di San Giovanni Battista a Fasano, dove ci sono due dipinti in questo caso, vedete come ricorre il numero pari nelle tele, due dipinti che erano portelle di un antico organo che poi è andato smantellato. La badessa Marianna Acquaviva d'Aragona, quindi, è una badessa della famiglia Comitale, quindi vedete un pochettino come ci sono state anche delle donne Acquaviva d'Aragona, che esattamente come gli uomini Acquaviva d'Aragona, vescovi e conti, hanno commissionato qualche cosa. E sempre tra le figure badessali non è possibile non nominare Caterina Acquaviva d'Aragona, a più riprese badessa di San Benedetto tra il 1617 e il 1638, che commissionò un dipinto molto particolare, quello del matrimonio mistico di Santa Caterina. Questo dipinto figura regolarmente negli inventari antichi e moderni di San Benedetto, quindi non c'è dubbio che provenga da San Benedetto, né può provenire da altre chiese, perché essendo una tela di scuola emiliana, è chiaro che tutta questa, attenzione alle scuole regionali lontane doveva necessariamente venire a conventi, no, a monasteri nobili, come per l'appunto San Benedetto. In questa tela la badessa Caterina fa rappresentare la propria santa onomastica e viene rappresentata in una maniera particolare, c'è una posa tutto sommato artefatta della mano nel momento in cui riceve l'anello con incastonata una ametista, simbolo di umiltà, e sostanzialmente c'è qualche messaggio che deve essere trasmesso. Nella fattispecie, al di là di quello che è il matrimonio mistico della santa, è un modo della badessa Caterina Acquaviva d'Aragona per far pesare, tra virgolette, il proprio potere spirituale sul clero di Castellana durante il rito del baciamano. Questa è un'altra cosa interessante, perché il rito del bacio a mano non deve essere visto semplicemente come qualcosa di folcloristico o come un evento ripetitivo nel tempo, perché ogni badessa, anche se noi stiamo appena cominciando adesso ad approfondire l'argomento, ogni badessa ha cercato di dare il proprio contributo al proprio bacio a mano. In questo caso la badessa Caterina Acquaviva introdusse una novità significativa, cioè il rito del baciamano, il baciamano che doveva essere prestato non da due soli sacerdoti di Castellana in rappresentanza del clero, ma da tutto quanto il clero di Castellana. E quindi in questo quadro si fa pesare per l'appunto questa superiorità spirituale dell'episcopessa, della vescovessa, per così dire, di Castellana. Non posso ovviamente per motivi di tempo entrare nel dettaglio per quanto concerne tutti gli altri strumenti,
Fatto sta che la cantoria che vediamo è vero che è datata 1716, ma è un qualche cosa realizzato dalla badessa Cesaria Terani riciclando, per così dire, dei pezzi più antichi. E questa sarà una sfida letteralmente per tutti coloro che si accosteranno allo studio della cantoria di San Benedetto, perché ci sono dei pezzi molto importanti, anche cinquecenteschi. Infatti, questo è il motivo per cui ci affacceremo questa sera in San Benedetto, e si vedono chiaramente delle tinte particolari di turchese, di oro, e vi invito anche a tornare nel corso delle mattinate per poter così vederla con la luce diurna. Sono delle tonalità straordinarie di turchese e di oro, diverse dal turchese e l'oro di tutto il resto della città. Quindi la badessa Cesaria Terani che andò a salvare il salvabile delle cantorie precedenti e ad aggiungere quello che poi ha aggiunto il grosso, tra virgolette, del 1716. Ma non mi addentro nella materia, perché questa non è materia mia, saranno per l'appunto gli esperti che approfondiranno la tematica. Al termine del Settecento c'è un altro cambiamento, e il famoso organo che è migrato, per così dire, a Massalta. Quindi viene tolto l'ultimo organo in ordine di tempo e si commissiona a Nicola De Simone un organo molto molto particolare con tre registri di flauto. Perché questo è importante? La maggior parte degli organi settecenteschi hanno un solo registro di flauto. Inserire due registri di flauto era un segno già di distinzione. Questo organo, nato per San Benedetto, ma che poi è stato venduto e attualmente si trova a Massafra, per tutta una serie di vicende che potrete approfondire nel libro, ha ben tre registri di flauto. Al di là del fatto che oggi si trova a Massafra, la domanda è come mai questo organo aveva ben tre registri di flauto. La risposta non è banalmente, le badesse erano ricche e se lo potevano permettere, ma le badesse erano ricche di denaro e di talenti femminili che potevano suonare questo strumento valorizzando queste sonorità. Penso un pochettino a Donna Cherubina Terani, non Cesaria, Cherubina Terani, che era una cantante, una monaca corista di San Benedetto, che cantava da solista durante la Settimana Santa negli anni 50 del Settecento nel monastero di San Benedetto. E penso anche a Porzia, Donna Porzia van Westerhout. Questo è un altro aspetto interessante. A Mola hanno saputo costruire un universo attorno a Nicolò van Westerhout. Il teatro, tutto quello che riguarda la sua vita, stesso di casi per quanto riguarda Monopoli, dove i monopolitani giustamente hanno valorizzato la figura di Gaspare van Westerhout, credo che fosse fratello. Padre di Porzia. E noi qui a Conversano, che abbiamo avuto la fortuna di avere l'unica donna musicista di casa van Westerhout, non le abbiamo dedicato una via. A malapena sappiamo chi è, e a distanza di anni non riusciamo ancora a cogliere appieno quella che è questa straordinaria figura di organista musicista, che per l'appunto colei che suonava quei tre registri di flauto dell'organo di cui vi ho parlato. Ad ogni modo, arriviamo quindi all'organo Toselli, quello del 1857, quindi che è quello che vedremo questa sera, è quello che è stato restaurato. Ancora una volta non entro nei dettagli per non anticipare tutte le cose belle che è possibile andare a leggere all'interno del libro. Vi dico soltanto che questi documenti conversanesi sono un po' la motivazione per cui noi abbiamo destato un certo interesse nel Nord Italia, e per cui l'associazione Serassi, a cui facevo riferimento Diego, ha accolto a braccia aperte questa nostra iniziativa. L'organaro Giuseppe Toselli era originario di Ferrara. Questo dato non lo si conosceva prima che si studiassero a fondo i documenti conversanesi, perché studiare un documento non significa banalmente leggere un nome e utilizzarlo in un contesto editoriale.
significa andare a leggere che questo Giuseppe Toselli, dice il documento, era figlio del fucatulo di Ferrara, e questa cosa è molto molto interessante perché ovviamente va a giustificare anche le caratteristiche foniche dell'organo di San Benedetto, che sono significativamente diverse rispetto a quelle degli organi di matrice napoletana. Ci sono tutta una serie di registri ad ancia e ci sono tutta una serie di sonorità particolari che si prestavano ad eseguire non soltanto il nostro repertorio banditistico, perché si suonava anche in chiesa la musica da banda nel corso dell'Ottocento, ma si prestava ad eseguire il repertorio del Nord Italia, degli organisti che avevano organi diversi rispetto ai nostri, e quindi ancora una volta le badesse mostravano di essere all'avanguardia in tal senso. E mi piace concludere un pochettino l'intervento con quello che è un desiderio, penso condiviso da Diego, da Don Felice. Esistono tanti modi per essere città degli organi, nel senso che ci sono città come Firenze che giustamente vantano il maggior numero di organi cinquecenteschi, ci sono città come Venezia che giustamente vantano degli organi straordinari per quanto riguarda le portelle, quindi tutto quanto quello che è il complesso artistico. Ci sono città che vantano il privilegio di aver dato i natali ad organari celeberri. Penso a Prato, Lorenzo da Prato è stato un grandissimo organaro, peraltro maestro di Giovanni Donadio, che è l'autore dell'organo cinquecentesco della cattedrale bruciato nell'incendio del 1911. O Scicli, in Sicilia, una città straordinaria che ha dato i natali a Giovanni De Bludo, un organaro importante siciliano. O a Cefalù, che ha conservato sempre in Sicilia degli organi antichissimi dei De Valle, con delle sonorità molto particolari e delle caratteristiche costruttive uniche, tant'è vero che si parla, pensate un po', di pedaliera alla siciliana. Qual è il primato che potrebbe avere Conversano? Io non mi stanco mai di dirlo, Conversano è l'unica città, da quelle che sono le indagini condotte sino a questo momento, che ha conservato ben 3 organi monacali, uno in ciascun monastero di clausura, quello di San Benedetto, recentemente restaurato, l'organo Giuseppe Toselli, l'altro organo Toselli nel monastero dei Santi Medici e infine l'organo Nicola De Simone nel monastero di Santa Chiara. Cosa sono questi organi monacali? Sono degli organi con delle particolari caratteristiche, dei particolari accorgimenti costruttivi che consentivano all'organista esterno al monastero di sesso maschile di suonare lo strumento senza violare gli spazi claustrali. Infatti, ora che ci affaceremo a San Benedetto, vedremo chiaramente che ci sono 2 cantorie. La cantoria inferiore era quella dove andava a suonare l'organista esterno al monastero, terpicandosi con una scala a pioni. C'erano delle verghe di legno che trasmettevano il movimento dalla seconda tastiera suonata a livello inferiore, chiamata tastiera ausiliaria, alla tastiera principale, che era quella collegata al piano superiore, quindi in corrispondenza della clausura, e in questo modo era possibile far suonare l'organista esterno e rispettare la clausura. Questa è una cosa di cui dobbiamo andare realmente orgogliosi, perché oltre ad essere una conseguenza della fisionomia religiosa della città, di tutti questi monasteri, tutti questi conventi, è anche una particolarità straordinaria che potrebbe tra l'altro farci ascoltare dei pezzi rari organistici. Pensate un pochettino, con la seconda tastiera collegata a 2 organisti che suonano a 4 mani su 2 livelli diversi. È possibile fare anche questo in San Benedetto. E ovviamente, da questo punto di vista, Don Felice non ha fatto mancare il proprio appoggio anche sul versante concertistico, perché sono in previsione tutta una serie di iniziative e infatti approfitto sin d'ora per dire che nel mese di giugno, se potete dirlo Don Felice, nel mese di giugno ci sarà un concerto d'organo in San Benedetto, vi do i dettagli con precisione.
mese di giugno, venerdì 7 giugno 2024, ore 20:30, con l'organista Marco Cadario. Si tratta di un musicista specializzato in quel repertorio ottocentesco di cui vi parlavo prima, che non è mai stato eseguito qui a Conversano. E quindi sarà un'occasione per poter ascoltare questo repertorio e capire che dobbiamo difendere con le unghie e con i denti questo patrimonio, un po' come hanno fatto anche altre regioni. Perché mentre qui siamo numerosissimi come singoli cittadini, ma oggettivamente pochi come politici, in altre regioni come la Sicilia, pensate un pochettino, la Sicilia di cui spesso si dicono cose brutte, però come tutte le cose c'è il bello e c'è il brutto, come anche da noi, in Sicilia, pensate un po', che esiste una legge che prevede il finanziamento da parte di istituzioni laiche, non istituzioni ecclesiastiche come quelle che hanno operato qui a Conversano, per gli organi antichi, quindi c'è una copertura cospicua che viene regolarmente stanziata da questi enti laici e per l'appunto è specifica per gli organi. Infatti in Sicilia ci sono circa un migliaio di strumenti musicali antichi, molti cinquecenteschi, e per l'appunto quello che noi speriamo è di poter seguire questo bell'esempio, questo esempio virtuoso per l'appunto, con l'aiuto ovviamente delle associazioni di settore come l'associazione Serassi, cui siamo andati a pubblicare. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie davvero Claudio, e soprattutto grazie perché io ti ho un po' sollecitato, no? Nel fare l'incontro di questa sera, per entrare nella vita del monastero, cioè nella vita di queste donne che sono state davvero in gamba, no? Nel portare avanti non soltanto il monastero della gestione, ma in queste committenze così belle, così importanti. E Claudio ne faceva anche riferimento, pensando un po', prima di Natale, nella riunione dei cardinali, Papa Francesco ha fatto riferimento proprio al ruolo delle badesse di Conversano, soprattutto mettendo in evidenza che avevano addirittura anche la giurisdizione ecclesiastica su Castellana. Claudio in un passaggio anche ha fatto riferimento al baciamano, c'è stata una recente pubblicazione da Antonio Fanizzi da questo punto di vista, però ha messo in evidenza come a questo baciamano, no, dovevano andare non soltanto i rappresentanti del clero, ma tutto il clero di Castellana. E ha messo in evidenza tanti altri particolari, questa sera davvero grazie. Certo, siamo entrati un po' nel vissuto della vita ordinaria anche del monaco di San Benedetto. Comunque il nostro progetto, no, continua, è un progetto che ci ha portato a restaurare l'organo del Carmine, è stato realizzato, poi quello del Purgatorio, l'organo del Settecento. È stato possibile quel restauro grazie anche al finanziamento dall'8 per 1000 della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, cioè dalla metà, no, dei soldi necessari per restaurare l'organo. Il resto l'abbiamo raccolto noi con dei fondi. Invece questo di San Benedetto, come dicevo prima, è stato restaurato grazie a un progetto presentato la Regione Puglia con i finanziamenti appunto dei fondi europei. Grazie particolare, adesso cederò la parola a Claudia per tutti i ringraziamenti, ma permettendo grazie particolare alla restauratrice che è qui, Rosana Guglielmo, che ha restaurato l'organo, la parte lignea, e anche ha restaurato anche la cantoria. E io vorrei che venisse qui un momentino e ci dicesse un po'
Ecco, tu che sei stata vicina lì, che hai restaurato questo manufatto, dici qualcosa. Molto meglio, buonasera innanzitutto, è molto meglio comunque parlare lì nel luogo, ovviamente, perché vedendolo potete insomma anche comprendere meglio quello che è stato il lavoro effettuato. Però il mio non è il lavoro del restauro della parte meccanica, vorrei ricordare che quella è stata effettuata da un restauratore che si chiama Giovanni Riga, che non so se è presente questa sera, ma comunque era stato, cioè, è stato un restauro piuttosto complicato, proprio perché comunque queste due tastiere ancora non era semplice anche ricollegarle dopo un utilizzo di così tanto tempo. E sì, diciamo, la balaustra della cantoria e la casa d'organo sono differenti come epoche e sicuramente noi abbiamo tutta la cantoria che è interessata da una decorazione di intaglio, del legno e foglia oro e con questi puntini dipinti di grande pregio, diciamo, come manufatto. Elegante come tutto il resto della chiesa. Quindi il restauro, diciamo, ha dovuto porsi come obiettivo la disinfestazione degli insetti xilofagi, che sono quelli che mangiano il legno, e diciamo, San Benedetto ha avuto anche dei danni piuttosto grossi, non so, dalle termiti, quindi si è controllato bene. Infatti, abbiamo trovato anche uno dei passaggi delle termiti dai giardini, delle colonne portanti anche. E quindi il lavoro è stato anche complesso per quel che riguarda il consolidamento, ma abbiamo, diciamo, racchiuso le energie insieme con l'organaro, con il maestro che ha restaurato anche l'organo, e siamo riusciti a far suonare nuovamente questo organo e sperando di migliorare e potenziare anche il suono, collegando anche la tastiera inferiore a breve, insomma. Bene, grazie, grazie. Allora, a te Claudio per il ringraziamento. Allora, mi preme ringraziare coloro che hanno reso possibile questa serata e la pubblicazione. Quindi Don Felice che ci ha ospitati questa sera, Diego Iudice, presidente del Centro Ricerche, e saluto anche, o meglio, porto il loro saluto a voi, di Alessandra Valente per il gruppo FAI e della professoressa Grazia Salvatori, che per motivi personali non sono potute essere qui con noi questa sera. Per quanto riguarda la pubblicazione e i contributi dell'8 per 1000 più Arciconfraternita del Purgatorio di Conversano, Banca di Credito Cooperativo di Conversano, Castello Marchione, Don Felice di Palma e Saverio di Palma, Maurizio Galliano e Umberto Gesia. Sono coloro che hanno consentito la pubblicazione, la stampa di quest'opera. Sono profondamente grato per tutto quello che hanno fatto, perché questo è importante. Come si suol dire, quando culturalmente parlando in uno stadio viene a mancare la luce, è più utile una singola persona che accende un fiammifero che tanti che imprecano contro l'oscurità. Quindi io ringrazio coloro che per l'appunto hanno acceso questi fiammiferi. Se vi fa piacere contribuire accendendo un fiammifero, il ricavato della vendita della pubblicazione è interamente devoluto per proseguire i lavori di restauro nel cantiere di San Benedetto, perché ci sono tantissime opere che aspettano di essere restaurate. Si fa riferimento agli affreschi, si fa riferimento al coro ligneo, quindi un altro manufatto musicale che, pur essendo datato al primo trentennio del Settecento, è possibile che abbia all'interno del materiale più antico. Quindi è possibile semplicemente con un'offerta liberale prendere
copia della pubblicazione, in fondo alla chiesa c'è proprio uno spazio dedicato. E dopo ci spostiamo rapidamente in San Benedetto, così abbiamo modo di vedere la cantoria di cui tanto abbiamo parlato. Grazie ancora. ...857, smantellando i cosiddetti paliotti, quindi la parte inferiore degli altari lignei. Avete notato che gli altari sono interamente in legno, però al di sotto della mensa dell'altare il paliotto ha una struttura marmorea che evidentemente è ottocentesca. Quindi questo è un primo dato di cui si deve tener conto. Così come anche il discorso delle colonne. Queste colonne sono state aggiunte da Santo Simone in sostituzione di altre colonne più antiche, di altre strutture che non ci sono pervenute. Queste sono marmore? Queste sono rivestite, in realtà sono rivestite, quindi c'è sempre questa abitudine per poter risparmiare. Non si utilizzava il marmo, ma si utilizzavano dei materiali che imitassero il marmo. La particolarità dello strumento è quella della doppia tastiera destinata a due persone distinte, quindi si vede proprio bene lateralmente un lato della cantoria aperto per consentire all'organista esterno al monastero di salire, suonare la seconda tastiera, il cui movimento veniva trasmesso con le verghe di legno di cui abbiamo parlato, vedete un marroncino all'interno del marmorio verde, che trasmettevano il movimento delle dita dell'organista dal piano inferiore al piano superiore. La parte però che più ci interessa, ed è quella che per appunto dobbiamo adeguatamente valorizzare nel futuro, è quella dei cosiddetti modiglioni. I modiglioni sono queste mensole, queste travi che sbucano dalla parete e sostengono la parte superiore della cantoria. Lì è esattamente la lunghezza della cantoria rinascimentale, della cantoria cinquecentesca. Quindi che cosa si dice? Si mantenne questo supporto che evidentemente era ancora valido. Noi come capiamo che sono cinquecentesche? Dai colori che sono riportati, perché nella parte inferiore c'è quel turchese e quell'oro così caratteristico. A questo punto ho bisogno del vostro aiuto per concludere, tra virgolette, questa serata. Ho bisogno di 4-5 di voi con una torcia adeguatamente potente del telefonino. La dovreste puntare tutti quanti contemporaneamente, dove vi farò vedere, proprio per mostrare così in più parti con i colori. 4-5 persone possono fissare, guardate come piano piano sta arrivando questa luce, si vede il turchese e il nero. Guardate come sono diversi rispetto al resto della chiesa. Si vede che sono significativamente più antiche come cromie, e quelli sono i tipici colori delle cantorie cinquecentesche. Questo per dire che qui a San Benedetto ci sono ancora delle parti più antiche rispetto ai restauri che ci sono stati nel corso dei secoli, quindi si tratta soltanto di scoprirle e valorizzarle. Quella è veramente motivo di orgoglio per noi di Conversano, perché strutture cinquecentesche sono sempre difficili da identificare, sono sempre difficili da trovare, perché purtroppo hanno spesso fatto brutta fine. All'interno del libro c'è proprio una fotografia, il fotografo Mimmo Guglielmi, straordinario, ha evidenziato benissimo con i suoi scatti quel tipo di cromia, e quindi potete vedere benissimo con una foto scattata con luce diurna quel tipo di colorazione che questa sera abbiamo cercato di valorizzare con le torce dei vostri telefonini. Grazie ancora. Grazie.